Ciao, sono Sonia. Oggi andremo a fare un decotto, ma prima iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ma adesso, sigla! Oggi andremo a fare un decotto, ma a cosa servirà questo decotto? Semplicemente a curare la tosse. È un rimedio naturale, semplice, casalingo, ma molto efficace, testato personalmente stavolta. Stavolta l'ho testato, perché sono cose un po' particolari e posso assicurarvi che funziona. Ho avuto una bella tosse pure io poco tempo fa e questo decotto, fatto così come vi dico io, è un tocca sana. E va preso, diciamo, per 10-15 giorni dopo, in base a come vi sentite, se migliorate, se non migliorate, eccetera, eccetera. Per cui questo decotto io personalmente ve lo consiglio. Ingredienti naturali, semplici, senza tante complicazioni, che funziona benissimo. Per fare il nostro decotto avremo bisogno di uva passa, prugne secche, fichi secchi e acqua. Cominciamo a fare il nostro decotto. Avremo bisogno di un cucchiaio e mezzo di uva passa, due prugne e due fichi. Adesso andiamo a spezzettare i fichi a metà. Spezziamo anche le prugne a metà. E aggiungiamo l'uva passa. Andiamo ad aggiungere 750-800 ml di acqua. Adesso mettiamo sul fuoco e facciamo cuocere per circa 3 quarti d'ora, più o meno. Ci vediamo dopo. Peccato che non possiate sentire l'odore, è molto molto dolce, ma ovviamente se lo fate lo saprete. Ha cotto in teoria 3 quarti d'ora più o meno, a fuoco medio, non tanto alto. E si è ristretto giustamente. Guardate un po' la frutta, com'è bella cotta, vedete? Io adesso vado a filtrare il tutto. Lo vado a filtrare. Mi sono preparata una mega tazza, perché uso sempre questa di solito. Allora, cominciamo a filtrare. Così. E ovviamente cerchiamo di prendere tutti i sapori dalla frutta, eh? Io intanto continuo a filtrare tutto. Il nostro decotto, oppure rimedio naturale, chiamatelo come volete, è pronto. Eccolo qua. Questo non va bevuto tutto così all'istante, no. Vi fate una bella tazza, la suddividete nell'arco della giornata, poco per volta. Potete berlo non bollente, perché vi ostinate la bocca, però caldo, lo potete bere freddo, non succede niente. Zucchero? Io vi consiglio di no, perché già così è zuccherato al punto giusto, perché abbiamo tutta la frutta secca. Eccola la frutta, quella che abbiamo tolto e che abbiamo filtrato, vedete? È cotta cotta. Per cui, che altro raccontarvi? Questo in teoria va preso per, diciamo, 15 giorni, un mese, ma ovviamente dopo, da persona a persona, in base alle proprie esigenze, lo
lo utilizzate una tazza al giorno, mi raccomando, una al giorno, vuol dire che è una noia. E pazienza, per guarire bisogna farlo, no? Invece di imbottirci di medicine o di cose chimiche, meglio qualcosa di naturale, giusto? Per cui, che vi devo raccontare ancora? Il nostro, ripeto, decotto, rimedio per la tosse, chiamatelo come volete. L'odore dolciastro è fantastico. Il colore può piacere o non può piacere, ma poco importa, poco importa. E io che vi devo raccontare ancora? Io mi auguro che questo rimedio casalingo vi faccia effetto. Come deve fare effetto a me, perché la mia gola sta, col freddo, sta un po' cadendo. Per cui, io intanto il mio sorso lo faccio. È dolcissimo, per cui io vi consiglio di non aggiungere altro. Io e la mia tazza di decotto o rimedio, come volete chiamarlo, vi salutiamo qui. Mi raccomando, se fatemelo sapere. E per cui niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!